Si può fare un'opera d'arte con un sacco di juta? Un sacco di juta sporco, abbandonato? Certo, se ti chiami Alberto Burri lo puoi fare. Ecco che all'inizio degli anni 50 Burri prende questo sacco, lo strappa, lo cuce, lo rammenda e ce lo restituisce come un'opera d'arte. Qualcuno ha detto che quel sacco è la pelle dell'uomo ferito, è la Seconda Guerra Mondiale. Certo, quei sacchi arrivavano dall'America con il piano Marshall, ma quei sacchi sono la testimonianza che anche con un materiale qualsiasi si può fare pittura, perché la pittura è fatta di luce, di colore, di tensione, di equilibrio, di rapporti formali e tutto questo noi lo troviamo in quei sacchi. Poi ci si può attribuire un significato a posteriori e qualcuno lo ha fatto, ma io credo che Burri avesse in mente di fare un'opera d'arte, un quadro, senza dipingerlo, ma utilizzando un materiale e ci è riuscito.